Nel cortile di Palazzo Lascaris a Torino si è tenuta la giornata regionale della protezione civile, un appuntamento istituito in coincidenza con l'anniversario della grande alluvione del 1994, al quale hanno preso parte il presidente Roberto Cota e l'assessore regionale all'ambiente Roberto Ravello. La giornata ha inoltre visto la presentazione del nuovo mezzo mobile di comando e telecomunicazione allestito per le emergenze ed è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte nel corso del 2013. Bilancio estremamente positivo dal punto di vista della capacità di risposta e di intervento del nostro sistema, il sistema del volontariato supportato dal settore regionale di protezione civile, molto radicato sul territorio, che si basa sulla presenza e sulla partecipazione di più di 15.000 volontari, di oltre 400 associazioni che, per quanto riguarda tutte le attività di previsione, prevenzione, concorso e soccorso alle popolazioni colpite da eventi, che siano idrometeorologici, che siano legati ad incendi boschivi, ha dimostrato ancora una volta una puntuale capacità e una grande professionalità. Oggi presentiamo i risultati delle attività del 2013. Fortunatamente non ancora caratterizzati da eventi calamitosi di particolare portata, un'attività comunque ordinaria che ha visto più di 500 interventi su tutta la regione nel corso dell'anno fino almeno a questo momento. Presentiamo contemporaneamente anche l'ultimo acquisto nella colonna mobile regionale, un modulo di comando e di telecomunicazioni mobile che supporta sul territorio tutte le attività di coordinamento degli interventi e di comunicazione, di scambio di dati, di flussi e di informazioni con la sala operativa regionale. La nostra protezione civile rende dei servizi straordinari ai cittadini che ovviamente si percepiscono nei momenti di difficoltà, no? E uno si augura che ce ne siano sempre di meno, ma è una delle cose più importanti che rientrano comunque nella competenza della regione. Quello che posso dire è che non solo non ci sarà un calo di attenzione, ma metteremo in campo tutte le idee che abbiamo per cercare ulteriormente di potenziare e di migliorare questo servizio.